miliardi di sofferenze nette a un valore di circa il 33%. Ora, l'ultima grande svalutazione che ci viene in mente è quella fatta 8 mesi fa per le quattro banche. In quell'occasione è stata fatta una svalutazione delle sofferenze pari al 17,6%. 8 mesi fa, ora, la prima domanda dovrebbe essere: come il mercato è cambiato in 8 mesi? Perché ora 33%, 8 mesi fa 17,6%. Ma c'è di più, perché basta fare due calcoli. Ringraziamo l'associazione vittime del salvabanche che hanno fatto questi semplici calcoli, dove hanno visto che la copertura delle sofferenze con garanzie ipotecarie per le quattro banche era del 56,5%, mentre se andiamo a vedere i bilanci del Monte dei Paschi, la copertura con garanzie ipotecarie è del solo 44%. Dovete spiegarci il perché. In quell'occasione la svalutazione è stata fatta al 18%. E in questa occasione è del 33. Diteci le motivazioni. Grazie. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan, ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Si propone un confronto fra la valutazione dell'operazione di cartolarizzazione di sofferenze presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, che la banca sta predisponendo, con il valore di trasferimento delle sofferenze presenti nei bilanci delle quattro banche avviate alla risoluzione nel novembre 2015, in media 17,6% del valore lordo, successivamente ridefinito al 22,4%. I due casi non sono in alcun modo comparabili. Le quattro banche sono state sottoposte alla procedura di risoluzione, ai sensi della direttiva cosiddetta BRRD della Unione Europea e il relativo decreto di recepimento. Nel caso della procedura di risoluzione, ai sensi dell'articolo 42 della BRRD, la valutazione delle sofferenze ai fini della risoluzione deve essere effettuata sulla base dei criteri previsti in BRRD, ma anche laddove, come nel caso in specie, sia previsto l'intervento del fondo di risoluzione nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Rileva a tal fine la comunicazione della Commissione europea del 25 febbraio 2009. La valutazione derivante si discosta da quella utilizzata nelle ordinarie prassi contabili. La Commissione ha considerato accettabile una valutazione dei crediti deteriorati collateralizzati pari al 25% del valore lordo e di circa l'8% per quelli non collateralizzati. Ai sensi dell'articolo 36 della BRRD è necessario predisporre anche una valutazione definitiva delle attività e delle passività della banca, secondo i criteri indicati nella direttiva. La valutazione definitiva è stata predisposta ad esperti indipendenti, come prescritto, e ha rilevato un valore pari a circa il 22,4% del valore lordo. La vicenda del Monte dei Paschi di Siena è completamente estranea a scenari di risoluzione e di intervento del fondo di risoluzione o comunque di aiuto di Stato. Il piano complessivo che contempla il deconsolidamento del bilancio dell'intero portafoglio dei crediti in sofferenza e un aumento di capitale fino a 5 miliardi ed è completamente privato ed è stato discusso con l'autorità di vigilanza unica alla quale competono tutte le relative valutazioni. In ogni caso non trovano applicazione i criteri enunciati in BRRD o quelli previsti dalla comunicazione sulle attività deteriorate. La ringrazio, ha facoltà di replicare l'onorevole Pisco. Grazie Presidente, siamo totalmente soddisfatti della risposta del Ministro, al quale vorrei ricordare che ieri è stato arrestato Vincenzo Consoli, ex Presidente di Veneto Banca, e ci chiediamo perché continuava a influenzare l'azione della banca pur stando all'esterno. Ci chiediamo quando anche il Governo e il Ministro smetteranno di influenzare il sistema bancario italiano, grazie alle vostre scelte e grazie alle vostre decisioni. Speriamo avvenga veramente presto questo giorno. Ebbene Presidente, voi su Monte Paschi ne state combinando, ma anche sul sistema bancario, una dietro l'altra. Ebbene, sull'azione di responsabilità verso gli manager in Montepaschi avete votato contro l'azione di responsabilità. Non avete detto una sola parola sul fatto che la stessa banca è andata a patteggiare nel processo di Milano sui derivati falsi presenti appunto in banca a Montepaschi e adesso tirate fuori un piano di risanamento dove prevedete che qualcuno metterà 5 miliardi, ma questo qualcuno a un certo punto potrà tirarsi indietro. Quindi il vostro piano di risanamento non sta né in cielo né in terra. Ma soprattutto ci chiediamo: